Bella a tutti ragazzi, qui Paranormal Comics e benvenuti in un nuovo episodio della nostra Carriera Natore con il Leicester. Oggi andremo a giocare due partite, una di campionato contro il Middlesbrough che giocheremo in casa, poi simuleremo la partita di coppa con il Preston e ci appresteremo, gioco di parole, a giocare la partita con il Sunderland. Io direi di non perderci in chiacchiere, direi di mettere la squadra titolare che è questa qui. E ci vediamo direttamente al King Power Stadium per la prima partita dell'episodio, Leicester City Middlesbrough. Ed eccoci in campo, in diretta da King Power Stadium per la prima partita di questo episodio. Speriamo di vedere un buon calcio in campo. Giochiamo con i nostri titolari, con la squadra con cui abbiamo visto negli scorsi episodi giocare le partite più belle. Spero quindi di portare a casa 3 punti. Poi giocheremo con la squadra, diciamo, delle riserve, la partita di coppa che simuleremo. E poi di nuovo col Sunderland schiereremo tutti i titolarissimi. Oh, il Brighton ci prova con il destro. Dopo una superazione, questo è il primo squillo dell'Leicester nei minuti di recupero. Palla che va fuori di poco, più o meno. Primo tempo noioso. Attenzione a Kasper Dolberg, messo giù. Questo, a mio parere, era calcio di rigore. Invece l'arbitro ha lasciato correre. Non ci credo, si è fatto male il Brighton, ma... Ragazzi, come si è fatto male? Come? Come si è fatto male? Come si è fatto male? Ma per favore. Ma per favore. Vi faccio vedere il replay, ragazzi. Questo è il modo in cui si è fatto male Old Brighton. Ditemi se questo è un contrasto con cui ci si può infortunare. Cioè, ma come è fatto questo gioco, ragazzi? Ma è uno scontro, ma... Cioè, io voglio sapere a cosa si è fatto male, veramente. De Frel in ripartenza, De Frel. De Frel. Gregoire. Gregoire il taglio dentro. Gregoire. Mamma mia, non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! Perché? Perché si mette a terra? Un tiro umano non lo puoi fare? Un tiro umano Gregoire De Frel non lo può fare. Deve per forza mettersi a terra e scivolare. Io non lo capisco. Io questo gioco e questo giocatore non lo capisco. Madonna mia, ma Marez, ma 85 2. Cioè, ragazzi, fa schifo Marez. Sa tirare solo i rigori. Manco il calcio d'angolo, figurati, 0-0. Allenamenti, sale De Ligt al 76 e Saul all'82. Ed ecco ragazzi, il Brighton infortunato per 3 mesi, frattura alla caviglia per uno scontro così leggero, vabbè. Un gioco molto realistico, devo dire, realizzato quest'anno dalla EA. Andiamo a levare questo Old Brighton infortunato. Ragazzi, ovvio sono arrabbiato anche perché io questa squadra me la sento, quando faccio una carriera la squadra me la sento nel cuore, vedere delle partite così mi fa rabbia. Probabilmente ne metterò 3 in questo episodio. Comunque, simuliamo col Preston, vinciamo 3-0, si fa male anche Morgan, ovviamente, perché se non inizia la sfilza di infortunati, il gioco non è felice, anche perché probabilmente tutti questi infortunati dopo il ritorno di Mendy, che dovrebbe essere guarito. Comunque siamo entrati nel mese di dicembre, andiamo a giocare contro il Sunderland, noi ci vediamo direttamente in campo. Ed eccoci in diretta da Stadium of Light per Sunderland, Leicester City, seconda partita di questo episodio. Buona visione a tutti e speriamo di... Non so, non spero neanche 0 punti, 1 punto, 3 punti, cioè speriamo di giocare bene come Leicester, come abbiamo visto giocare la nostra squadra nelle scorse partite, nonostante ci sia stata qualche difficoltà poi con la squadra delle riserve, i titolari hanno sempre rispettato le alte aspettative e niente, spero dunque di vedere un buon gioco. Attenzione a Tolisso, è andato via Tolisso, il destro e la rete. 1-0, si scatena Corentin Tolisso dopo 6 minuti. Ma io esulto pacato perché non sono convinto, sono ancora arrabbiato. Voglio un attimo capire cosa devo fare con questa squadra. Qui vediamo comunque un bel gol di Tolisso, ne sono molto felice. Mi fa piacere comunque che abbia trovato un altro gol. Un gol bellissimo, una fucilata imparabile. Per lui è il secondo gol in Premier League. Ma ora dobbiamo stare con i piedi per terra e continuare su questa
su questa linea, diciamo, continuare ad attaccare e a fare il nostro gioco. Questo è quello che dobbiamo fare se vogliamo qualificarci per l'Europa League, almeno per la Champions l'anno prossimo. E Zieler va a fare il primo miracolo di questa partita. Eccolo qua. Il tiro era in porta e sì che era in porta. Ha fatto un miracolo. Ha fatto un miracolo. Ha fatto un miracolo Zieler. Finalmente possiamo riniziare a urlare al mondo. Miracolo di Zieler. E ne sono proprio felice perché avevamo bisogno delle sue parate, della sua leadership, tra virgolette. Ecco qui Maresca recupera un po' il pallone. Può ripartire il Leicester con Ahmed Musa. Vede De Frel, che secondo me da ala rende molto meglio. Eccolo qua. Che riguarda De Frel, si accentra. Cerca spazio il francese. Poi si ferma. Palla che arriva a Slimani. La difende col fisico. Molto statico, non corre tanto. Ora lo sta facendo Slimani, va via Slimani, destro, deviato in calcio d'angolo. No, fondo, vabbè. Era stata deviata da qualcuno, probabilmente. Allora è stato deviato da un suo compagno di squadra. Attenzione d'élite, fallo da dietro, cattivo, ma non penso sia da rosso. Ragazzi, se questo è cartellino rosso, io chiudo. Non ci credo, non ci credo. Ma dove cartellino rosso? Questo è da giallo, è da arancione, ma un rosso diretto così non puoi darlo. Non puoi dare un rosso diretto così, no, per carità no. Giochiamo in 10, non ci credo. Senza il nostro difensore probabilmente più forte. Che culo, che culo, che culo, che culo. Ma io non ci voglio credere, ragazzi. Ma io questa carriera la faccio solo un anno, ma non ne vale la pena perdere tempo. Non ne vale assolutamente la pena. Qui che facciamo? Lottiamo per la retrocessione. Ma i 3 punti in campionato, da quanto non li vediamo i 3 punti in campionato? Mahrez, tira una cacchio di bomba in porta. No, non ne sei capace. Un 85 di overall che non sa fare gol. Slimani, la palla è per Musa. Musa, 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 ti prego, ti prego. Ti prego, ti prego. Come l'ha parata col piede. Col piede l'ha parata. Saul, Saul, questo è fallo, ragazzi. Ma Marez, gol, 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 gol. Marez al 90esimo. Ah, mamma mia, una liberazione. Una liberazione, che punizione ha tirato. Solo dai calci da fermo sa giocare questo calciatore. Solo calci da fermo, solo rigori e punizioni sa fare. Riyad Mahrez, mamma mia, una liberazione. Una liberazione. Andiamo a finire presto questa partita. Fischia arbitro, finita. 3 punti. Una liberazione. Non si sarebbero mai meritati un pareggio a questo punto. Non se lo sarebbero mai meritati. 14 tiri a 3. Ragazzi, ma di che stiamo parlando? Ragazzi, spero per la vostra gioia dopo la partita con il Middlesbrough pareggiata. Dopo la partita simulata contro il Preston, dopo la vittoria con il Sunderland, vado a giocare la terza partita dell'episodio per la prima volta. Provo le 3 partite in un episodio. Giochiamo contro il Beşiktaş e l'ultima partita del girone. Quindi sono carichissimo. Giochiamo contro il Beşiktaş e la vittoria ci farebbe arrivare i primi. Ragazzi, 6 gol per Dembélé. 6 gol per Dembélé in Champions League. Che formazione andiamo a schierare? Devo un po' studiarla perché abbiamo tanti giocatori stanchi, ma noi ci vediamo direttamente a King Power Stadium per Leicester City Beşiktaş. Terza partita dell'episodio per la prima volta. Eccoci in campo, Leicester City Beşiktaş. Non ci perdiamo in chiacchiere perché se devo fare entrare 3 partite in un episodio devo cercare di fare meno commenti e di rendere solo il succo delle partite quando andrò ad editare il video. Quindi vedremo solo, diciamo, le azioni essenziali di questa partita come delle altre. Buona visione a tutti e ragazzi. La stiamo affrontando forse con un po' troppa leggerezza. Da questa partita dipenderà se andremo a finire in Europa League o agli ottavi di Champions. Quindi dobbiamo concentrarci e giocare il miglior calcio possibile con una squadra che non è per niente quella dei titolari. Vediamo qui se Slimani riesce a inventare qualcosa, ma ragazzi, Slimani è una grande delusione. Dolberg è una grande delusione. Io penso che servirà a gennaio un attaccante di quelli seri.
perché purtroppo abbiamo venduto Vardy, ma sono rimasto deluso da Musa, non sono rimasto deluso, ma non è un attaccante, non è una prima punta. Dolberg è partito bene, ma ha finito questa metà stagione in una maniera orrenda, non segna dai secoli dei secoli. Qui arriva anche un fallaccio di Gökhan Iller, ex Napoli. Arriva il giallo, nervi tesi qui in campo. E poi c'è Slimani, che è comunque un 82 di overall che non mi piace come giocatore. Potremmo fare tantissima cassa e vedere di prendere un attaccante davvero forte, magari cambiare anche modulo, perché comunque mi trovo più con una sola punta. Siamo qui a Amartey che procede, prova il cross dentro, pericoloso! E si salva il Beşiktaş. Singreven. Giro palla davanti alla loro area di rigore, Capuzka. Dolberg, tiro in rete! Si sblocca finalmente Casper Dolberg. 1-0 ed esplode King Power Stadium. Va a esultare proprio sotto il settore ospiti. Molto insensata questa scelta. Casper Dolberg. Bravissimo Capuzka a tenerla fino all'ultimo e a cederla a Dolberg. Tiro. Ma io direi che è stato un erroraccio del portiere più che altro a decretare questo gol perché il tiro era praticamente centrale. Ma l'errore l'ha fatto il portiere, ma questo non ci interessa. Terzo gol in Champions League per Casper Dolberg, scusate. E ci sblocchiamo anche in Champions. Sono molto felice perché così facendo dovremmo arrivare primi se tutto va bene. Tiro! E la para! Onana! E vi starete chiedendo perché in una partita così importante ho messo Onana, perché si è lamentato, voleva essere ceduto. Io però ho speso tanto per lui, ho creduto tanto in lui e ho deciso che appunto lo alternerò molto a Zieler perché comunque ho bisogno anche delle sue prestazioni. Qui ancora Capuzka va sempre via. Fermato però bene da Gönül. Mi piace molto Capuzka, sicuramente più di Albrighton e di Demaray Gray. Poi c'è Vaclav Szczerny che i suoi minuti li fa e li gioca sempre al massimo. Demaray Gray, palla dentro per Dolberg e 2-0. Tutto il merito va a Vaclav Szczerny. Però il gol lo sigla Casper Dolberg, la doppietta penso più importante della sua carriera, perché co così facendo di nuovo siamo qualificati agli ottavi di Champions. Beh, questo gol è tutto merito di Vaclav Szczerny, ragazzi, è passato in mezzo a due, è rimasto lì, è andato sul fondo, l'ha messa dentro. Veramente nulla da dire. Perfetto Vaclav Szczerny. Dolberg a porta vuota non può assolutamente sbagliare. Quarto gol in Champions. Piano piano sta scalando tutta la classifica dei marcatori. Pensando che c'è Dembélé a 4 e poi il secondo classificato probabilmente aveva solo 4 gol. Quindi si sta facendo finalmente sentire. Non voglio neanche vedere i risultati degli avversari. Voglio solo giocare il miglior calcio possibile. Solo giocare a fare più gol. Perché quello è il nostro obiettivo. E poi penseremo alla classifica. Ancora Capuzka nasconde il pallone. Poi lo fa riapparire nei piedi di Drinkwater. Eccolo qua, Drinkwater, trova dentro Casper Dolberg. Dolberg, com'è passato? Tripletta! Tripletta di Dolberg. Dal nulla si è svegliato il gigante. Coi capelli biondi. Il gigante buono si è svegliato. Lui è uno degli attaccanti più promettenti al mondo e finalmente lo sta dimostrando con una tripletta in Champions League. Non tutti i giocatori della sua età e della sua esperienza sono capaci di siglare tre gol in una partita così importante, in una competizione così importante. Quinto gol in Champions League. Ora gli equilibri cambiano, si avvicina a gennaio e a questo punto potremmo pensare sia di trattenerlo, perché se gioca ogni partita come ha giocato quella di oggi, ragazzi, abbiamo l'attaccante più forte d'Europa. Se invece sarà un flop come nelle scorse partite, potremmo fare un po' di cassa perché penso che dopo una tripletta del genere il suo valore di mercato sia salito già di un po'. Io penso che sinceramente un giovane come lui vale 30 milioni qui, Onana, senza difficoltà. Anche Onana, devo dire, non è stato impegnato moltissimo in porta, sono stati pochi tiri del Beşiktaş, però quel poco che ho visto è stato davvero molto positivo. Nonostante le prime partite che avevamo fatto giocare ci aveva sempre deluso, per questo che abbiamo fatto stare in panchina una metà stagione praticamente. Ora però ritorna in scena il nostro giovane, sempre proveniente dall'Ajax. Eccolo qua!
pallone a Casper Dolberg. Sono felicissimo. Eccolo qua, lo mostra con tutta la gioia. Segna una tripletta in Champions League a 18 anni nel suo stadio. Cosa c'è di meglio? Fa passare la sua squadra agli ottavi di finale. Veramente niente di meglio per un giovane come lui. 5 tiri, tutti i suoi tiri. Andiamo a vedere, il Lione ha vinto 2-0 col Siviglia. Siamo primi nel girone. Penso che il Siviglia quindi vada in Europa League. L'andrà a vincere molto probabilmente. E sono molto felice. Sono felice anche di aver giocato queste 3 partite. Rivedo il Leicester di nuovo, finalmente alto in classifica. Anche se il Tottenham ha una partita in meno. Io direi di andare a vedere un po' come siamo passati nel girone. Poi chiudiamo l'episodio. Sono usciti i sorteggi, abbiamo preso lo Sporting Lisbona, ottimo, buoni questi ottavi, molto semplici. E vedo che è stato rispettato un po' di realismo perché il Napoli ha preso il Real Madrid. Il Lione ha beccato il Bayern Monaco, dunque meno male essere arrivati primi nel girone, aver beccato lo Sporting che si è qualificato come seconda. Noto, molto stranamente, la Juve non è nel girone, non è negli ottavi. Andiamo un po' a vedere che fine ha fatto. Nel frattempo noi 11 i punti, 9 gol fatti, miglior attacco, 3 gol subiti, miglior difesa. Meritatissimo. La Juve arriva quarta in un girone con Arsenal, Borussia Mönchengladbach e Monaco. Shock. Napoli arriva secondo con Tottenham, Celtic e Benfica. La Roma prima, addirittura il PSG che va fuori. Incredibile. L'Ajax, abbiamo svaligiato tutta la squadra, quindi è arrivato quarto. Real City qui, ok. E anche qui comunque Barcellona e Bayer Leverkusen. Devo dire, sono alla fine comunque abbastanza soddisfatto di come è finito questo girone. Abbiamo 18 milioni, davvero sono arrivati 18 milioni? Spero proprio di sì. Tra l'altro Dolberg ci ringrazia. No, non abbiamo nessun 18 milioni, quindi è tutta una balla. Io non so se sono sempre i soliti 6 milioncini scemi scemi. Procediamo perché nel prossimo episodio, se tutto va bene, continuerò con le 3 partite. Vedrò se avrò avuto dei problemi di editing, perché comunque le 3 partite sono complicate, ragazzi, da editare e da far entrare in un unico episodio, però io voglio vedere di provarci. Siamo quinti. Ok, però comunque bisogna considerare West Brom a pari punti con una partita in meno, lo United con le stesse partite e con gli stessi punti. L'Arsenal è un po' risalito, è finalmente risalito quindicesimo, anche il City tredicesimo, ragazzi, mamma mia. E poi l'Everton primo indiscusso, ma in realtà no, il Liverpool se vince va a 36, comunque un campionato che sorprende sempre. Io direi di andare a vedere per ultima cosa come stanno crescendo i nostri giocatori in questo maxi episodio. Allora, Onana è scontento per lo scarso impiego, io sinceramente, per farlo riaccontentare, provo a dargli il rinnovo contrattuale. Comunque ha giocato solo 3 partite. È ragionevole, anche se ha avuto sempre un'ottima media. Elsa di Sai, 22 partite, 2 assist. Bene, molto bene anche lui. Comunque è cresciuto anche di uno. Robert Huth, 22 partite, nostro leader. Ha trovato anche il gol, quel fantastico gol. De Ligt più 4, 17enne, 16 presenze. In Champions ha sempre fatto partite ottime, in Premier League un po' meno, però sta crescendo molto bene. Singleton, 16 presenze, un gol, comprato per 5 milioni, ragazzi. Singleton per 5 milioni, De Ligt per 4 milioni, Onana per 10. Poi Vaclav Szczerny, 8 partite, comunque ha giocato le sue partite. 72, 71, scusate, di overall. Amartey, 5 partite. Drinkwater è scontento. Io il rinnovo no, non glielo do perché piuttosto lo cedo, perché non mi piace come centrocampista. Capuzka molto bene, più 2 di overall con 4 partite giocate. Dolberg, finalmente Casper Dolberg si sveglia, ragazzi, 0 gol in Champions, 0 gol in Premier, non ci credo, 0 gol in Premier, 8 milioni più Okazaki, 2 gol nella EFL Cup. Ancora non so che cavolo di coppa sia, probabilmente la vecchia Community Shield. Poi in Champions 4 partite e 5 gol. Comunque un ottimo giocatore. Slimani ha fatto 3 gol nella Coppa Internazionale Europea. Vabbè, ha fatto un gol in Community Shield, uno in FA Cup, due in Premier, uno in Champions. Comunque non rispetta
nostre aspettative le andremo a mettere sicuramente sul mercato. Riedewald 76 è salito di 2, ma non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto, lo terrò oppure vedremo di mandarlo in prestito. Di Maragrey molto bene. Tolisso, l'abbiamo pagato 27 milioni. Devo essere sincero, rivale? Beh, forse 27-27 no, però una ventina di milioni comunque rivale. Centrocampista completo che sta crescendo, comunque 22 anni, ha tutto il tempo di crescere. Riyad Mahrez, ecco, riguardo a lui non lo so, perché con la sua cessione potremmo fare tantissimi soldi. Potremmo fare tantissimi soldi, però allo stesso tempo è il nostro leader, il nostro giocatore che ha vinto lo scudetto, che ci sta guidando appunto anno dopo anno verso la gloria, e sarebbe un peccato venderlo, però potremmo farci tanta cassa, effettivamente guardate. Alla fine ha fatto 5 gol in Premier League, penso una punizione e 3 rigori, comunque con il movimento ne ha fatti probabilmente solo uno. Abbiamo Ahmed Musa, 2 gol in Premier League, bel giocatore, però non è una punta. Fuchs sta scendendo, però mi piace, quindi non penso di venderlo. Ragazzi, mamma mia, l'acquisto migliore al mondo. 15 milioni all'Hannover, ci siamo fatti il portiere più forte al mondo. Ron Robert Zieler. Al Brighton fuori per 2 mesi, aveva iniziato a ingranare un po' un buon calcio. In Champions aveva sempre giocato molto bene. Poi abbiamo vari giovani. Ndidi, lo abbiamo sul mercato, un bel giocatore, ma niente di che, era partito bene ma poi è sceso. Saul 20 milioni 82 di overall, è salito di 2. Lui 20 milioni li vale perché comunque è molto promettente, però devo essere sincero, le prestazioni mi hanno abbastanza deluso, non è mai stato decisivo in nessuna circostanza. 6 milioni e mezzo per De Frel, li vale nonostante mi faccia arrabbiare? Sì, li vale assolutamente. Un giocatore che ha l'assist, ha la corsa, ha il dribbling. Giocatore che non è decisivo per quanto riguarda i numeri, ma in campo fa amalgamare, fa scorrere la squadra. Mendy è tornato Mendy, dopo 3 partite nella Coppa Internazionale Europea è tornato. Potrei considerare l'idea di farlo rigiocare, ma ovviamente con Saul e Tolisso sono un po' scettico. Per il resto, Wes Morgan, vabbè, penso si ritiri, lo voglio sperare, no. 32enne, ancora vuole giocare Wes Morgan. Vari giovani in prestito, un altro questo 70-19 anni non è male come terzino. E questa era la squadra. Ragazzi, io spero che questo maxi episodio di Carriera Allenatore vi sia piaciuto. Se così è stato, vi chiedo di lasciare un bel like. Vediamo se riusciamo ad arrivare a 40 like. Non so, ragazzi, vediamo se riusciamo a raggiungere quota 40 like. Se volete un prossimo episodio, stesso domani. Mettete tanti like, soprattutto se vi è piaciuto l'episodio con 3 partite come vi avevate chiesto spesso. Dunque, io vi dico che per questo episodio è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!